Allora, grazie per le belle parole di Mario Margasini e grazie a tutti voi per essere qui al Comune di Foligno e alla Festa di Scienza e Filosofia al Laboratorio di Scienze Sperimentali. Grazie davvero per tutta l'attenzione che è molto importante che viene dedicata all'importanza della scienza e soprattutto a quella della sua comunicazione. Io sono qui come giornalista a parlare di innovazione perché come giornalista scientifico la vedo passare costantemente sotto gli occhi tutti i giorni, qualsiasi nuovo articolo, qualsiasi cosa mi capiti di scrivere, parla di innovazione. Ed è per questo che ho piacere di essere qui con voi questa sera ad aprire la Festa di Scienza e Filosofia parlando proprio di un tema assolutamente innovativo come quello della vita sintetica. E come ha detto Mario Margasini inizialmente, questa doveva essere una conversazione insieme a Edoardo Boncinelli. Purtroppo lui non è qui con noi, ma io direi che sì, mandiamoli tanti messaggi come è stato proposto, ma manteniamo questa formula della conversazione. Quindi io invito Mario a restare qui, a interrompermi quando, con domande, curiosità, approfondimenti, ogni volta che vuole. Invito anche voi a fare la stessa cosa, perché è un tema così nuovo e che pervaderà le nostre vite nei prossimi anni. È un tema che richiede una certa attenzione e una certa preparazione. Allora, direi di cominciare se però mi danno il video della presentazione, se è possibile. Ho bisogno di un aiuto dei tecnici. Intanto posso cominciare comunque a parlare. Allora, mi chiedeva Mario Margasini che cos'è la vita sintetica. Allora, sì, non vi risponderò tutto in una volta, non subito. E diciamo che procediamo in tre tappe. Allora, cominciamo intanto a dire una prima cosa molto molto generale, cioè è un modo molto diverso di concepire la vita. Diciamo che questo modo nuovo di concepire la vita ci porta intanto a una riflessione filosofica di fondo, ed è il primo passo che faremo per illustrarla. Ecco, è partita la presentazione. E il secondo passo sarà il ruolo delle macchine. Parliamo di un concetto di vita e di un concetto di biologia che non ha a che vedere soltanto con organismi, molecole, cioè con delle entità fisiche, ma ha a che vedere anche con qualcos'altro. E in questo aspetto completamente nuovo, le macchine, vedremo, svolgono un ruolo fondamentale. Infine, la terza fase, che ci porterà finalmente ad avere un quadro un pochino più completo e a prepararci un po' meglio a questo nostro futuro, riguarda le applicazioni. A che cosa servirà o a che cosa può servire fin da adesso la vita sintetica? Allora, cominciamo con Frankenstein. Questo, diciamo che la buttiamo un po' sul ridere perché lungi da me avvicinare l'immagine di Frankenstein a qualsiasi cosa che abbia a che vedere con la biologia. Purtroppo è un'immagine inflazionata questa, ma ho voluto sceglierla perché lo stesso pioniere delle ricerche sulla vita sintetica, che si chiama Craig Venter ed è un americano un po' scienziato e un po' imprenditore, una figura assolutamente anomala e innovativa. Lo stesso Craig Venter cita Frankenstein nei suoi libri, per esempio nel suo ultimo libro. Perché Frankenstein è un tema molto suggestivo ed è un tema che ci introduce in quella prima tappa del nostro viaggio alla scoperta della vita sintetica, vale a dire, parliamo di confini, di un confine molto delicato che ha fatto discutere molto i filosofi, quindi quello tra il mondo vivente e il mondo non vivente, tra gli esseri animati e gli esseri inanimati.
e non è un tema assolutamente banale, se pensiamo che fino a non molto tempo fa questo confine per i biologi almeno veniva considerato invalicabile. Il mondo organico aveva le sue regole, il mondo inorganico ne aveva altre, era impossibile stabilire una qualsiasi forma di comunicazione, finché un giorno, quasi per caso, è stata ottenuta in laboratorio la prima sostanza organica, quindi una sostanza organica sintetica in qualche modo. Era un pochino un precorrere i tempi, no? Certo, non possiamo parlare di vita sintetica nel 1828, però era veramente un primo passo. E, sintetica perché il laboratorio, in pratica. Esatto, esatto. E quindi è stato però un primo passo fondamentale, perché ha aperto un universo completamente nuovo. Diventava possibile produrre in laboratorio delle sostanze organiche. Da lì sono nate, è nato un intero filone di ricerche che negli anni ha portato allo sviluppo della genetica e soprattutto ad approfondire questo discorso del rapporto tra mondo vivente e non vivente. Perché non stiamo qui a ripercorrere la storia della genetica, perché altrimenti sarei molto noiosa. Però diciamo che questa strada aperta nel 1828 ha portato presto a individuare un principio trasformante, cioè un'entità, un qualcosa che si muoveva lungo questo confine così ormai indeterminato tra organico e inorganico. Il problema era capire che cosa fosse. C'è stata una domanda fondamentale fatta da un fisico, e la storia della vita sintetica, diciamo, questi sono soltanto delle premesse teoriche, ma sono già affascinanti perché vedono il confluire di tante discipline, la fisica, la biologia. Oggi vediamo che tra le scienze i confini sono diventati molto labili, no? Ci sono tante sovrapposizioni, pensiamo alle nanotecnologie e alla chimica, per esempio. Nel 1943, in una conferenza a Dublino, Erwin Schrödinger si chiede che cos'è la vita, e se lo chiede in un modo molto particolare, e cioè si chiede: è possibile definire la vita in termini diversi da quelli della biologia? Insomma, stiamo parlando della rivoluzione delle biotecnologie. E vedete che già c'è un cenno ai risultati. Sono nati dei farmaci in laboratorio. Questa è stata già una grandissima rivoluzione, non priva di polemiche, perché quando diciamo che è possibile tagliare e riscrivere il libro della vita, parliamo anche di organismi geneticamente modificati, ma parliamo anche di farmaci salvavita. Ed ecco che entrano in scena le macchine. Allora, giugno 2000, che cosa succede? Viene pubblicata la mappa del genoma umano, ed è una corsa contro il tempo, contro un colosso della ricerca internazionale, che era il progetto internazionale del genoma umano, e una piccola azienda, l'azienda di Craig Venter, che vi ho citato poco fa. Si chiamava Celera, questa piccola azienda, ma aveva una schiera di supercomputer, una schiera di computer molto potenti, che in poco tempo hanno permesso di ottenere la mappa del genoma umano battendo sul tempo il colosso internazionale. Ecco qui che le macchine entrano in un modo assolutamente prepotente nella storia della ricerca sulla vita, e non se ne andranno più. Cambieranno, vedremo che potranno diventare piccolissime, ma non se ne andranno più. Siamo negli anni 60. E siamo arrivati al 2000. Ecco, qui ci sono i protagonisti di questa corsa contro il tempo. Craig Venter, Francis Collins guidava il progetto internazionale sul genoma umano.
Questa frase che vedete, per la prima volta la nostra specie è in grado di leggere le lettere chimiche del suo codice genetico, è una frase destinata a fare storia, anche perché lo strumento per leggerle sono naturalmente le macchine. Leggere una quantità di informazione come questa, oltre 100 volumi, ognuno dei quali di circa 1000 pagine, sfido chiunque a farlo con carta e penna. Ed ecco il risultato. Passano gli anni, altri 10 anni, 2010. Che cosa succede? In laboratorio, di nuovo il gruppo di Craig Venter. Craig Venter non è uno scienziato isolato, assolutamente. Negli anni aveva riunito intorno a sé il fiorfiore dei biologi, ma anche di fisici e chimici nel suo laboratorio. E il suo obiettivo era quello di raggiungere, appunto, di trasformare in realtà la vita sintetica, ed ecco che possiamo dare finalmente una prima definizione. Grazie alle macchine diventava possibile scrivere, progettare a un computer un programma, cioè una molecola della vita, un DNA, proprio come si fa con un programma informatico. Ed è venuta fuori così la prima cellula sintetica, che è questa che vedete. Non era una cellula completamente sintetica perché si partiva da batteri molto semplici, quindi il DNA progettato al computer veniva poi trasferito all'interno del batterio. Però ecco la definizione che lo stesso Venter dava di questa sua prima creatura, che veniva chiamata Cynthia, sembra un nome di persona, ma è il nome di una cellula che richiama appunto il carattere sintetico, il primo organismo costruito in laboratorio. Quando dici sintetico non dici umano, cioè quando dici vivente non dici umano. Dici, certamente no, parliamo di batteri, parliamo di forme di vita molto elementari. Di muschi, esatto. di funghi, alcune volte di miceti, insomma. Okay. Sì, parliamo di organismi semplicissimi. E infatti la semplicità è stata il primo obiettivo di queste ricerche. Vediamo perché. Perché proprio nel 2016, quindi è una ricerca molto recente, è stata ottenuta la cellula equipaggiata con il DNA ridotto allo stretto indispensabile per la vita. Soltanto 473 geni capaci di garantire tutte le funzioni necessarie a far sopravvivere una cellula. Allora, perché arrivare a questo punto? Che senso aveva ottenere una cellula così semplice? Possiamo guardarla in un altro modo. Consideriamo questa cellula minima come un mattoncino Lego della biologia, un'unità minima appunto, alla quale però possiamo agganciare tanti altri mattoni. Possiamo programmare al computer delle altre sequenze di materiale genetico, agganciarle e ottenere, per esempio, batteri che possono decontaminare i terreni, batteri in grado di digerire metalli pesanti, per fare un esempio, oppure di decontaminare acque, o ancora batteri o forme di vita minime che possono essere introdotte nell'organismo umano ed essere programmate per raggiungere le cellule tumorali e trasferire delle sostanze in grado di ucciderle. Allora, siamo quindi all'applicazione, esatto. Al terzo livello. Quindi al terzo siamo a questo terzo livello, le applicazioni cominciano soltanto adesso, sono davvero tante, io vi do qualche suggestione, sì. E poi sarei veramente molto contenta se ne parlassimo tutti insieme, perché io sto buttando lì anche delle provocazioni, quindi sono contenta se poi verranno fuori delle domande su questo. Allora,
Abbiamo detto la vita vista come informazione, quindi non è più una definizione legata al mondo puramente organico. E applicazioni. Cominciamo da una delle più suggestive. 2020, una missione che si chiama ExoMars, organizzata da Europa e Russia, esplora Marte con un rover che perfora il suolo marziano, con un trapano che tra l'altro sarà costruito in Italia. Allora, bene, abbiamo dei campioni del sottosuolo marziano, dove forse potrebbero annidarsi delle forme di vita. Come analizzarle? In quello che prevede la missione reale ExoMars 2020 ci saranno dei sistemi di analisi a bordo che potranno dirci subito sì, abbiamo trovato qualcosa di vivo, magari un microorganismo attualmente vivo oppure un fossile di un batterio vissuto in un lontano passato di Marte. Quello che immagina invece immaginano altre missioni, per esempio una missione americana, è quello di riportare sulla Terra questi organismi e poniamo che ci fossero dei batteri viventi su Marte, li vogliamo riportare su un'astronave e immaginare scenari? Certo, è un viaggio che ha i suoi rischi. ExoMars è in realtà anche quello che ha dimostrato la presenza dell'acqua su Marte, soprattutto ghiacciata, in parte liquida, sì. Italiano. Esatto, lo hanno fatto tante missioni e tra l'altro un radar italiano è riuscito a trovare la presenza di acqua nel sottosuolo ed è per questo che ExoMars andrà a cercare i batteri nel sottosuolo. Allora, la soluzione proposta dalla biologia sintetica, in un caso come Marte, ma insomma pensiamo anche ad altri mondi che potrebbero avere la vita, sono stati scoperti per esempio delle lune che hanno degli oceani sotterranei sotto una coltre di ghiaccio che potrebbero avere tutte le condizioni per ospitare la vita. Insomma, come fare a capire se c'è vita su altri pianeti? La proposta della biologia sintetica è: portiamo un sequenziatore di DNA in miniatura, naturalmente, su un altro pianeta, poniamo su Marte, otteniamo questa sequenza di informazione genetica e la trasmettiamo sulla Terra, senza dover affrontare lunghi viaggi. Prendere bastano i reperti e portarli qua. Esatto, basterebbero 20 minuti. Perché tanto è il tempo di trasmissione tra Marte e la Terra. Certo, non esistono ancora sequenziatori così piccoli, è un guardare al futuro, però diciamo che è una delle applicazioni possibili. Oppure guardiamo a qualcosa di molto più concreto, anzi qualcosa che già è stato fatto. Poniamo che un virus nuovo, mettiamo un nuovo virus dell'influenza che possa essere potenzialmente pandemico, nasca in un punto della Terra. E che cosa succede attualmente? Che i ricercatori devono andare sul posto, prelevare il virus, isolarlo, affrontare un viaggio sempre con virus a bordo e portarlo nel laboratorio, da lì cominciare il sequenziamento. Allora, la sequenza potrebbe essere ottenuta sul posto. Quello che è stato fatto adesso è stato ottenere la sequenza, ma il viaggio è stato necessario perché le macchine non sono ancora miniaturizzate. Però diciamo questa è un'altra delle possibilità. È quella che Craig Venter chiama la vita alla velocità della luce, la vita come informazione che si trasmette su fibra ottica. Quindi che parliamo di virus, di batteri, di microorganismi marziani o di DNA umano, quello che conta è il codice. Basta avere il codice che viene espresso nelle quattro unità fondamentali e in un futuro, ecco, prendiamo un film di fantascienza che ha anticipato quella che potrebbe essere tra non molto una realtà, Gattaca, che è un titolo nato dalle iniziali delle quattro basi del codice della vita, ATCG. Ecco, quella che vedete nell'ovale è un'immagine che per ora è fantascienza,
è una persona che appoggia il dito su una macchina che automaticamente legge per intero il suo DNA. Dicevo, è fantascienza, ma non troppo. Aspettiamo ancora qualche anno. Il tempo ci regalerà. E avremo delle macchine così miniaturizzate e veloci. E a quel punto che cosa succederà? Succederà che ognuno potrebbe portare con sé, come adesso si porta sul tesserino della patente, il codice, no? E il codice della vita potrebbe diventare un codice a barre, per esempio. E allora a quel punto come la metteremo con la privacy? Cioè, sono possibilità concrete, anche se hanno un sapore di fantascienza. Ma è importante parlarne fin da adesso e sono contenta di parlarne alla festa di Scienza e Filosofia, perché è dedicata all'innovazione, perché soprattutto per i tanti ragazzi che sono qui, prepararsi a un futuro come questo, anche semplicemente cominciando a rifletterci su, mi sembra molto importante. Questa è un'altra possibile, così, immaginiamo anche un'altra fantascienza nella quale l'uomo ha colonizzato Marte, si parla di colonie su Marte ormai, dalla Terra si potrebbero spedire le informazioni necessarie a ottenere sul posto vaccini e farmaci. E quindi, ecco, mi piace concludere con questa frase di Craig Venter: l'umanità sta per entrare in una nuova fase dell'evoluzione nella quale, vorrei aggiungere, potrebbe avere un ruolo molto attivo sia nel preparare gli strumenti con la tecnologia, ma anche nel controllarli, perché, come diceva il professor Mingarelli in apertura della festa di Scienza e Filosofia, non dobbiamo demonizzare la tecnologia, non dobbiamo prendercela con i robot perché portano via lavoro, non dobbiamo prendercela con queste possibilità che ci offre la ricerca, se potranno essere invasive della nostra libertà personale. Quello che conta è riuscire a controllarle, quindi darci fin da adesso delle regole, non farci trovare impreparati. Grazie. Grazie a Enrica Battifoglia, ci ha proprio accompagnato dentro questa definizione di vita sintetica. Se ci sono delle domande, siamo proprio qui per cercare di rafforzare quei concetti che magari Enrica adesso ci ha posto in modo così semplice ed interessante, ma che sono anche concetti duri, passaggi abbastanza significativi. C'è qualcuno che vuole fare? Sì, una domanda la volevo fare io. Molto banalmente, oggi mi sentite? Sì, se ti alzi in piedi. Sì, molto banalmente, oggi l'uomo è in grado, da quello che ho capito, di costruire organismi viventi che non esistono in natura, cioè siamo noi, abbiamo le conoscenze per fare questo? È una... Scusa, non riusciamo a sentire bene, non so se è un problema di microfono. Qui niente, possiamo scendere e sentiamo meglio, ma dopo abbiamo il microfono per rispondere, sì. C'è un altro microfono? Rifaccio la domanda? Beh, è una domanda semplicissima. Praticamente siamo in grado, abbiamo le conoscenze per costruire, diciamo così, nuovi esseri viventi. È legittima questa conclusione? Cioè è sensato fare un'affermazione del genere? Quindi siamo in grado di creare vita, creare, forse è il termine sbagliato, di produrre da elementi non viventi a elementi viventi, diciamo così in maniera molto semplicistica. E
Allora, è giusto dire che si possono ottenere dei nuovi esseri viventi, ma una distinzione che i ricercatori impegnati nella vita sintetica fanno sempre è la distinzione tra sintetico e artificiale. E insistono sul termine sintetico perché tutti gli ingredienti, chiamiamoli così, che usano per ottenere questi nuovi esseri viventi sono in realtà disponibili in natura. Non c'è nulla di inventato, tra virgolette, in laboratorio, ma semplicemente codici di informazione, le stesse lettere del codice genetico che esistono in natura vengono organizzate in modo diverso e in modo diciamo, mi viene da dire artificiale, ma non è così, vengono organizzate secondo un progetto, secondo un programma per ottenere organismi dalle caratteristiche diverse. È anche vera però una cosa, che proprio in questi ultimi 2 anni stanno cominciando delle ricerche che introducono, oltre alle 4 lettere di base del codice genetico che abbiamo visto, introducono nuove lettere. Ne sono state introdotte almeno altre 2. Questa è un nuovo ramo della biologia sintetica che potrà avere un futuro. E quindi, ecco, in questo caso, allora sì che potremmo parlare di artificiale. È una storia che sta cominciando adesso. E quindi non allarmiamoci perché gli organismi che si sono ottenuti sono molto elementari, però sicuramente sì, sono organismi che in natura non esistono. Grazie. C'è altre domande? Domanda qui davanti. Sì, qui davanti il microfono. Chi? Sì, sì. Si alza in piedi, grazie. Sì, buonasera. E chiedo scusa se la mia domanda può essere considerata un po' fuori luogo, ma io mi chiedo come, e chiedo a lei, com'è possibile questa velocità di ricerca e scientifica che porta a tutte queste situazioni, conciliarli con le religioni che condizionano un po' la vita dell'uomo? E questa è una bellissima domanda e direi è vero per Luigi Mingarelli che è proprio giusta per una festa come questa. È una domanda assolutamente legittima e io le dirò di più, non è soltanto la religione che segue un'altra velocità, ma è la società stessa. E la ricerca ha i suoi tempi, ha il suo ritmo che è sempre più veloce e per questo, per esempio, mi è sembrato giusto sollevare fin da ora una questione come quella legata alle ricerche sulla vita sintetica, perché prima cominciamo a prepararci e meglio è, prima la società si organizza, riflette su questo tema. Devo dire che i ricercatori hanno cominciato a farlo già da tanto tempo. Si sono dati dei sistemi di autoregolamentazione, però non basta perché anche la società intanto deve prendere atto, deve conoscere queste realtà e poi deve organizzarsi di conseguenza. Sì, infatti quello che diceva Enrica credo che sia fondamentale, nel senso di pari passo un'innovazione tecnologica e scientifica vanno comunque costruite percorsi in cui la smart community, la comunità intelligente si prepara a recepirla, ma anche a controllarla, ma anche a scegliere. Queste cose portano dentro di sé implicazioni non solo di tipo religioso, ma soprattutto di tipo sociale e di tipo etico, che sono altre categorie oltre quelle religiose. Quindi c'è bisogno di occasioni come questa, e la festa è una di queste, proprio perché queste problematiche vengano prima di tutto conosciute, quindi digerite, filtrate, perché possano diventare poi comportamenti sociali, implicazioni sociali, sviluppi etici e anche percorsi in avanti rispetto ai comportamenti. Tutto questo va affiancato anche a una legge, a alcuna normativa. Ci sono
dei livelli differenti per cui queste cose poi avanzano nella società e nella comunità. Ecco, gli scienziati fanno il loro lavoro, la comunità nelle sue diverse artilocazioni ne deve fare altro che di pari passo. Se noi pensiamo come sono caduti gli schemi da cui prima sei partita, i confini, le classificazioni, i rigori del vivente e del non vivente, di come dagli anni 60, perché è da lì che si è cominciato a sviluppare il discorso della doppia elica del DNA e siamo arrivati al 2000, con queste considerazioni noi capiamo come in 40 anni siano avvenute non solo modificazioni, cioè conquiste di tipo scientifico e tecnologico, ma anche comportamentali, ma anche di applicazione, di applicabilità. Se prendiamo tutte le questioni della medicina, delle biotecnologie, eccetera, capiamo benissimo che quelle oggi sono cose che salvano anche la vita e che rallentano anche delle malattie così invasive come oggi purtroppo abbiamo. Quindi dobbiamo tenere sempre un dibattito aperto su queste cose, che credo sia la questione anche più democratica di cui ci possiamo in qualche modo attrezzare. Altre domande? Sì. Prego. C'è un microfono che gira. Sta qui. C'è il ragazzo lì a destra. Eccolo qua. Ah, prego, prego. Allora, da un paio di mesetti ho sentito che c'è l'interessamento di Elon Musk, PayPal, Tesla, insomma un visionario, SpaceX, per Neuralink, che dovrebbe essere una società che introdurrà il sintetico a livello di reti neuronali e di collegamenti neuronali. E gli scenari sono un po', come dire, inquietanti, rivenendo alla domanda filosofica di prima, nel senso che si pensa a un incremento delle capacità cerebrali, la possibilità di connettere direttamente il cervello con dispositivi senza l'intermediazione evidentemente delle parti fisiche, e anche la telepatia e l'ampliamento di capacità di calcolo, capacità di memorizzazione e via dicendo e via dicendo. Cosa ne pensa? Questi scenari sono fattibili, perché l'interessamento di un visionario come Elon Musk dice che sono più vicini di quanto si può pensare. Sì, sono tanti, devo dire, gli annunci fatti da Elon Musk ultimamente, sia nel campo della biologia che in quello dello spazio, ma insomma si vedono anche i risultati. E sì, in effetti c'è un grosso interesse di Musk nei confronti della biologia. E è un interesse ancora più ampio, perché per esempio è proprio di questi giorni la notizia che ha deciso di finanziare dei siti online dedicati alla biologia, sui quali gli articoli scientifici vengono pubblicati immediatamente, e soltanto in un secondo tempo poi passeranno l'esame dei referee e saranno pubblicati su riviste scientifiche. È un interesse molto serio quello di Musk nei confronti della biologia in generale. Per quello che riguarda questo discorso di chip di nuova generazione, se ne è parlato tanto, ma posso dire, ecco, che la prima volta che ne ho sentito parlare ho subito immaginato i chip che vengono utilizzati attualmente per le protesi, per esempio, per aiutare le persone che non hanno perso degli arti a controllare delle protesi robotiche, per cui ci sono chiaramente tanti modi di utilizzare la tecnologia. Certo, possiamo immaginare un uomo perennemente collegato in rete tramite un chip, o possiamo immaginare degli usi invece più costruttivi, più positivi. Come al solito è una grande scommessa, alla fine starà a noi decidere poi come utilizzare e se dare un futuro a questi strumenti. Penso che siano tecnologie
che non sia possibile arrestare di per sé, né forse sarebbe giusto farlo, visto che potrebbero avere delle ricadute molto positive. Mi viene in mente un'altra notizia di questi giorni, per esempio, in Italia un anno fa nemmeno è stato sviluppato un polpastrello bionico che permette di percepire il tatto a persone portatrici di protesi. Bene, adesso qualcosa di simile viene proposto per rendere più verosimili i giochi basati sulla realtà virtuale. C'è una possibilità tecnica, ma poi alla fine i protagonisti restiamo noi, resta la società. Penso e voglio sperare che avremo la capacità e la forza di fare delle scelte in una direzione giusta per il nostro futuro. Benissimo. Un'altra domanda laggiù. Ma dal punto di vista ambientale, cioè, si potrebbero creare batteri in grado di decomporre materiale inorganico, tipo? Questo è uno degli obiettivi. Sono contenta che sia un ragazzo a fare questa domanda, perché è un modo di guardare al futuro. Questa è una delle applicazioni future. E così come quella che ho citato prima di batteri in grado di entrare nel corpo umano. Quindi sì, si sta pensando effettivamente a batteri capaci di digerire la plastica o metalli pesanti, sostanze velenose, sono possibilità. Però vi faccio io una domanda. Una volta che questi batteri saranno rilasciati nell'ambiente, che cosa potrà succedere? Vi rispondo io. Prima di me, questa domanda se la sono posta gli stessi ricercatori che lavorano su questi temi. E allora una delle soluzioni che hanno pensato è: programmiamo dei batteri che, svolto il loro compito, decidano di suicidarsi. Ha raggiunto l'obiettivo, spariscono dall'ambiente. È solo un progetto, così come un progetto la stessa costruzione di questi microrganismi, però è un'ipotesi realistica. Come programmazione ci siamo, insomma, le idee per i prossimi 20 anni sono tutti sul tavolo. C'era ancora un ragazzo qui per una domanda. Sì, integro quello che stava dicendo quel ragazzo. Sì. I cammini oceanici termali sono la risposta, grazie. E la risposta, non ho capito bene la domanda. Non abbiamo sentito. Cioè queste sorgenti geotermali sono la risposta, perché loro vivono e gli organismi accanto a loro, non i cammini vivono, c'è un rimbombo. Situazioni estreme, pressione, temperatura e presenza di metalli pesanti di cui lei faceva riferimento. Questi organismi viventi sono in grado di elaborarli. Quindi noi qui, per esempio, stiamo preoccupandoci, e ha ragione, dell'inquinamento degli oceani, come ha detto il ragazzo prima. Questi sono capaci, altro che plastica, sono capaci di digerire questi metalli pesanti, anche arsenico, cioè altri elementi per noi molto pericolosi. Quindi questo è magari un po' difficile, anziché andare su Marte è meglio andare nelle profondità oceaniche per studiarli. Grazie. Questi ambienti estremi sono affascinanti. Sono affascinanti per chi studia l'origine della vita e lo sono stati anche per i biologi impegnati nella biologia sintetica. Lo stesso Venter, per esempio, ha promosso una serie di spedizioni oceaniche alla ricerca di quello che chiama il DNA degli oceani, quindi il DNA di questi microrganismi che popolano gli oceani e che possono vivere anche in condizioni estreme. Questo perché appunto non si inventa niente di nuovo. Lei ha ragione quando dice potrebbero essere la risposta. Immaginate i biologi sintetici come degli abilissimi artigiani,
degli esperti di bricolage che prendono dei frammenti di informazione da esseri viventi capaci di fare certe cose e magari li imitano in laboratorio o li perfezionano per ottenere altri microrganismi in grado di eseguire dei compiti in modo mirato. Quindi sì, potrebbero essere anche quelle un'ottima risposta. C'era una domanda, perché è da tanto che aspetta. Prego. Salve, abbiamo parlato di creare nuovi organismi, però prima di crearli credo che dobbiamo sapere profondamente cosa significa ogni parte del DNA, mi sbaglio, e quanto siamo avanti in questo campo, quindi quanta parte di quei 1000 libri di cui abbiamo parlato prima noi effettivamente conosciamo profondamente, qual è poi il risvolto sull'organismo vivente? Questa è una bellissima domanda che dà anche un'idea molto precisa di come la scienza a volte proceda prendendo strade parallele. Per esempio, da molti anni ci sono gruppi di ricerca di tutto il mondo impegnati proprio nel capire come funziona il DNA umano. E è un'impresa nella quale siamo appena all'inizio, una strada che si è appena cominciata a percorrere. Ma questo non ha impedito che i biologi sintetici in laboratorio ottenessero la cellula minima, quella con il kit essenziale per la vita che abbiamo visto prima. Ora, il bello di quella cellula è che una buona parte del suo DNA, una buona parte di quei 473 geni, ha una funzione ancora sconosciuta perfino ai ricercatori che l'hanno progettata. Quindi questa è una domanda interessante proprio perché ci fa pensare a questo modo di procedere un po' per tentativi di fronte a un'impresa così grande come quella di leggere il DNA, se è difficile, se è complicato perfino riuscire a leggere il DNA di una cellula elementare. Questo perché la cellula elementare è stata costruita procedendo un po' per tentativi ed errori, nel senso che si è provato a eliminare dei geni, vedere che cosa succedeva, funzionava, non funzionava, allora introduco questo, tolgo quest'altro. È stata veramente una cosa molto pragmatica, artigianale direi. E alla fine il risultato è stato raggiunto, esiste questo mattoncino Lego della vita. E bisognava procedere così o in un altro modo? E questa è una bella domanda, è un grande punto interrogativo. Io spero che, io non so se tu sei interessato a fare il biologo o il ricercatore, ma dovrai scegliere a un certo punto della tua vita professionale, dovrai scegliere come procedere. Grazie. Perfetto. Ci sono altre domande? Buonasera, volevo chiederle, a proposito di cellula minima, quando parliamo della sintesi di Saccharomyces cerevisiae 2.0, cioè quel microorganismo ridotto all'8% di DNA, la mia domanda è, a proposito di DNA non codificante, junk DNA, quanto ne è stato tolto e quanto ne è rimasto in quell'8% e perché? E si è posto, scusi la curiosità, quanto pensa ci vorrà per capire effettivamente una minima parte di DNA non codificante, a cosa serve e come è stato perso durante l'evoluzione, insomma, tutte queste domande. Grazie per la domanda, anche se è molto tecnica, io ho paura di non avere gli strumenti per rispondere in pieno, però posso rispondere da giornalista. Allora, diciamo 15, forse anche 20 anni fa, incontrai James Watson e si parlava tanto di questo DNA non codificante, che allora si chiamava DNA spazzatura. E gli chiesi,
gli feci la stessa domanda, a che cosa serve, serve a qualcosa e quanto tempo ci vorrà per capire a che cosa serve? Mi rispose, il DNA spazzatura è solo spazzatura. Poi abbiamo visto che non era per niente così. Quindi quello che dicono adesso i biologi sintetici che hanno ottenuto queste prime cellule, delle quali non conoscono in effetti la funzione di buona parte del DNA, cioè, la risposta non c'è ancora, ma si sa che non è spazzatura. È un DNA che comunque ha una sua funzione, è stato definito negli anni un regista, cioè un DNA che controlla la funzione di altri di insiemi di geni, per esempio. Però non ci sono ancora elementi che permettano di dare una risposta definitiva. Ed è impossibile anche dire al momento quanto tempo ci vorrà, perché i tempi della ricerca sono imprevedibili. Possono essere lentissimi o rapidissimi. E non ho ancora trovato una regola per riuscire a capirli. A volte si parla per anni dello stesso tema e altre volte invece la soluzione arriva nel giro di pochissimo tempo. Perfetto. Se non ci sono altre domande, io innanzitutto ringrazio Enrica Battifoglia per la sua disponibilità, chiarezza, ma anche per aver reso semplici questioni molto complesse, ma anche molto attuali. Ricordo che domani mattina Enrica incontrerà gli studenti dell'Istituto Tecnico Tecnologico su un'altra questione. La fantascienza è vicino a noi, infatti lei incontra gli studenti su "I robot sono tra noi", come dentro le nostre case arriveranno questi strani aiuti che sempre più avranno le sembianze umane, perché la robotica è una di quelle cose che invece sta andando in questo momento molto veloce. Grazie di nuovo ad Enrica. Grazie a tutti voi, grazie mille, buona serata.